Ciao a tutti amici di YouTube, io sono Travatar91 e benvenuti in un nuovo video della Monsters Legacy, la rubrica in cui analizzo i film appartenenti al franchise dei mostri della Universal, quei film in bianco e nero che erano usciti tra gli anni 30 e gli anni 50, che parlavano appunto di mostri ed erano realizzati dalla Universal, tanto che ora sono diventati un vero e proprio, sono ricordati come un vero e proprio franchise ai giorni nostri. Una volta che avrò finito con quelli, passerò alle varie reinterpretazioni che questi personaggi hanno avuto, tipo negli anni 60 con la Hammer Film, poi negli anni 90 con la Sony, eccetera, eccetera. Comunque adesso siamo ancora nella prima fase, quella appunto dei mostri Universal proprio ufficiali, tra gli anni 30 e gli anni 50. Questo video però sarà leggermente diverso da quelli che faccio di solito. Vi spiegherò tra un attimo il perché. Intanto introduciamo appunto l'argomento principale, lo avete letto anche dal titolo. Oggi si parla di The Creature of the Black Lagoon, letteralmente la creatura della laguna nera, che però abbiamo tradotto come il mostro della laguna nera. Perché dico che sarà un video leggermente diverso dal solito? Allora, ci saranno comunque spoiler, questo lo dico sempre, sono film vecchissimi, facilmente recuperabili, quindi non mi faccio alcun problema a fare spoiler. Poi non sono basati su colpi di scena, quindi anche se vi rivelo come si svolge la storia, non è che vi perdete tanto, questo non è un problema. Però a parte questo, la differenza qual è? Io di solito, per chi ha visto i miei video, chi ha visto i miei video precedenti lo sa, vi lascio la playlist in descrizione nel caso non li abbiate visti e vogliate recuperarli. Tutti questi film hanno generato varie saghe, quindi Frankenstein ha avuto un sacco di seguiti, Dracula, idem, eccetera, eccetera. Io però tendo sempre a parlare soltanto del primo film che è stato fatto. L'unica eccezione è stata fatta con Frankenstein, in cui ho parlato anche del seguito, la moglie di Frankenstein. Qui invece voglio parlare anche dei seguiti, parlerò della trilogia che è stata dedicata al mostro della Laguna Nera. Perché? Innanzitutto perché il secondo film di questa trilogia è stato diretto dallo stesso regista del primo film e sebbene io non l'abbia ancora visto nel momento in cui sto registrando il video, perché lo registrerò in tre tranche, vedrò un film e poi registrerò la parte dedicata adesso e poi monterò tutto assieme. Comunque, anche se non l'ho ancora visto, il fatto che il regista del secondo film sia lo stesso del primo dovrebbe comunque garantire una qualche continuità tematica, comunque una certa coerenza, e quindi mi sono detto, magari parlo anche di quello, e già che ci siamo, perché lasciare uno fuori, parliamo della trilogia e vada bene più. E in secondo luogo, ancora più importante, il mostro della Laguna Nera ha il triste primato di essere l'unico mostro universale, almeno tra quelli principali e più famosi, a non aver mai avuto un remake o una reinterpretazione. Non ci sono più state reinterpretazioni del mostro della Laguna Nera, che semplicemente è stato utilizzato magari come comprimario in altre produzioni. Ad esempio, era uno dei comprimari in Scuola di Mostri, a cui avevo dedicato un video, ve lo lascerò in descrizione. Eccolo qui. E si vede una sua mano conservata, una mano di un uomo pesce conservata sotto vetro nel film della mummia che hanno fatto nel 2017, che doveva anticipare appunto il Dark Universe. Ma effettivamente un remake vero e proprio del film non è mai stato fatto, a meno di non voler considerare La forma dell'acqua di Guillermo del Toro un remake apocrifo, cosa che in effetti è, perché del Toro voleva fare un remake di quello, di questo film non gliel'hanno lasciato fare, quindi lui ha cambiato un paio di cosette, e tra cui il titolo. Però The Shape of Water è chiaramente un remake del Mostro della Laguna Nera, però un ufficiale non c'è mai stato. Si è in realtà provato per anni, infatti ho trovato su internet, e ve lo faccio vedere qui, una statua che a quanto pare sarebbe dovuto servire come ispirazione per realizzare il mostro per questo remake che poi mai utilizzato, che tra l'altro è un design che a me piace molto, molto slanciato, molto figo. Di questo mostro non ne parleremo mai più, parliamo nel prof approfonditamente possibile, l'unica volta in cui possiamo. Detto questo, parliamo appunto del primo film, Il mostro della Laguna Nera, diretto da Jack Arnold, regista che avremo modo di ritrovare successivamente in un altro video della Monsters Legacy, ma ci arriveremo a suo tempo. Comunque, è uno dei film, anzi, è probabilmente il film più particolare sotto molti punti di vista di quelli che concernono almeno gli otto mostri Universal principali, perché come ho detto altre volte, ci sono i mostri principali che sono quelli più famosi e i minori che sono meno conosciuti. Per darvi un'idea, gli otto più famosi li vedete qui. Eccoli qua. Ne ho trattati finora sei, e due dei quali insieme, cioè Frankenstein e la sposa di Frankenstein in un unico video. E appunto, dopo questo mi mancheranno il fantasma dell'opera e l'uomo invisibile. E scusatemi, questo, l'uomo invisibile.
Comunque, a parte questo, perché uno dei film più particolari? Innanzitutto è il più recente, quindi il Mostro della Laguna Nera è il più giovane di questi. Io però non vado in ordine cronologico, l'ho sempre detto, ma in ordine di preferenza mia. Infatti è datato 1954 ed è di questi, quindi l'unico che sia uscito negli anni 50. Tutti gli altri erano anni 30 e 40. È uno dei pochi film, cioè uno dei pochi personaggi tra questi principali a non essere basati su un romanzo ma su una leggenda popolare. In questo caso lo erano anche l'Uomo Lupo e la Mummia. È l'unico di questi film che è stato realizzato con il 3D, infatti il Blu-ray che io ho ha sia la versione 2D sia quella 3D. Non ho mai visto la 3D perché ho il lettore ma non ho il televisore adatto, quindi non posso parlarvi di quella, vi parlerò solo di quella 2D. È l'unico mostro di quelli che vi ho, di questi, degli otto principali, a non essere effettivamente legato a un attore a un attore, perché di solito se dici Frankenstein uno dice poi Scarlett, Eden per la Mummia, se dici Uomo Lupo pensi Lon Chaney Jr., Dracula e Bela Lugosi, eccetera eccetera. Ne ho parlato anche nei video precedenti e ne parlerò nei successivi. Qui no, perché? Perché è l'unico mostro che è stato interpretato da più attori, dato che sotto l'enorme trucco della creatura, che tra l'altro viene chiamata Gilman, uomo branchia, termine che in realtà non è stato usato, almeno non nel primo film, vedrò se magari l'hanno introdotto nei seguiti, c'erano più attori. Per la precisione, nella ripresa subacquea, per le riprese subacquee c'era tale Riku Browning, mentre invece per le riprese a terra l'attore variava in base al film. Nel primo Ben Chapman, e poi come ho detto sono cambiati gli interpreti nei film successivi, quindi insomma è l'unico che non si è mai legato a un attore nello specifico. Altra cosa interessante, il trucco della creatura, che tra l'altro faceva sudare un sacco gli attori e gli impediva malapena di vedere perché gli occhi insomma non consentivano grande visibilità, non è di Jack Pierce, truccatore che abbiamo conosciuto nei capitoli precedenti, che aveva curato tutti i trucchi più importanti delle creature. Qui no, qui è stato un team di tipo 14 persone che hanno lavorato. Insomma, già tutte queste cose vi fanno capire come sia un film piuttosto inedito nel panorama appunto dei mostri Universal. Riassumiamo brevemente la trama. In Sud America viene rinvenuto uno strano resto fossile, c'è questa mano che ha una struttura simile a quella umana, quindi con 5 dita e tutto quanto, solo che è ricoperta di scaglie, sembra che sia palmata, agli artigli, quindi insomma non è precisamente una mano normale, e si ipotizza che possa essere una qualche specie sconosciuta che è rimasta nel Rio delle Amazzoni, tra l'altro una sorta di anomalia evolutiva, o meglio una specie che non si è mai evoluta e non è mai andata avanti, cosa che effettivamente in natura succede. Quindi viene organizzata una spedizione nel Rio delle Amazzoni per trovare altri resti, per capire meglio cosa sia questa specie, e nella spedizione abbiamo Mark Williams, che è l'organizzatore, che è interessato soprattutto ai riscontri economici che questa specie, che eventuali scoperte possono portare. Poi c'è l'ittiologo David Reed e la sua ragazza Kay Lawrence, sono tutti appunto scienziati, e mentre appunto stanno percorrendo il Rio delle Amazzoni, che dovrebbe sfociare in questa laguna chiamata Laguna Nera, in cui si narrano di storie strane di un qualche demone particolare, scoprono che effettivamente c'è almeno un membro della specie che hanno, di cui hanno appunto rinvenuto la mano, ancora in vita, appunto questo uomo pesce, che non è molto contento che qualcuno abbia sconfinato nel suo territorio e quindi cerca in tutti i modi di distruggerli, a parte Kay, per la quale sembra mostrare una certa infatuazione, e diamogli torto, è una ragazza molto bella, solo che a David questa cosa non va molto giù perché lui è fidanzato appunto con Kay, e quindi cercheranno di contrastarlo in tutti i modi fino a che alla fine riusciranno ad ucciderlo, o almeno apparentemente, visto che ci sono altri due film. La trama tra l'altro ci porta anche a un'altra particolarità che ha questo film rispetto agli altri dei mostri principali della Universal, ovvero un'ambientazione naturalistica all'aria aperta. Di solito le scenografie più importanti dei film dei mostri della Universal sono sempre in castelli gotici tipo Dracula, grandi palazzi egizi tipo la Mummia. Qui invece appunto aria aperta, natura incontaminata, insomma una cosa un po' diversa appunto da quello a cui ci avevano abituati i film dei mostri della Universal. E restando sempre in tema di particolarità che ho accennato prima, come ho detto, non è basato su un romanzo il film, ma su una leggenda secondo cui appunto esisterebbero degli uomini pesce, cosa che tra l'altro è anche una cosa risalente a secoli e mille anni fa, nel senso che gli antichi greci già ipotizzavano che
gli esseri umani potessero discendere da degli animali, tipo Anassimandro ipotizzava i pesci, e quindi appunto si è a volte pensato a possibili anelli di congiunzione non tra uomo e scimmia, ma tra uomo e pesce. In particolare al produttore William Halland, il direttore della fotografia messicano, sto leggendo qui, Gabriel Figuera, credo si pronunci così, e gli aveva appunto narrato una leggenda secondo cui in alcune acque dell'Amazzonia vivevano sti uomini pesce, quindi ci hanno tirato fuori il film. Una cosa che in questo film ha in comune con tutti i grandi film dei mostri della Universal è un certo tipo di caratterizzazione del mostro protagonista. In che senso? Io l'ho sempre detto, i mostri della Universal principale, con l'eccezione della moglie di Frankenstein, sono effettivamente dei maschi che non riescono mai a cuccare, a rimorchiare, è vero, se ci pensate bene. Tutti loro sono disperati per un motivo o per l'altro dal fatto che non riescono mai a trovarsi una compagna. Il mostro di Frankenstein è l'unico della sua specie, e anche quando gli crea una femmina, quella lo manda a cagare. Poi abbiamo l'uomo lupo, che appunto prima si innamora di una donna ma non ci può stare insieme, la mummia che viene mummificata per la sua amata, poi come vedremo anche gli altri due mancanti hanno le loro beghe di cuore. E lo stesso vale appunto per il mostro della Laguna Nera, perché fin nel momento in cui vede Kay, appunto, non riesce a non provare attrazione nei suoi confronti. Infatti una delle cose che ha reso famosissimo questo film è il suo altissimo sottotesto erotico. Si pensi solo a una scena in cui Kay, che ancora non ha scoperto che esiste dell'esistenza del mostro, si tuffa in acqua per fare un bagno, è lì in costume, comunque era ancora un costume a pezzo unico perché erano gli anni 50, e che cosa succede? Mentre nuota, il mostro la osserva da sotto. Ci sono proprio anche delle soggettive della creatura che la guarda appunto mentre nuota, e non ci sono mai chiaramente cose di rete, cioè non è che lo vediamo mai allungare la mano verso il pacco, che tra l'altro neanche si vede, infatti c'è dato anche una spiegazione in Shape of Water, però comunque non vediamo mai cose esplicite, però insomma si capisce che c'è questa sindrome del voyeur, che tra l'altro era molto tipica soprattutto nel cinema di quei tempi in cui non si potevano mai mostrare cose esplicite, quindi era tutto suggerito dagli sguardi, cosa su cui Hitchcock, vabbè, lasciamo stare, faceva faville. E anche qui appunto lo vediamo, poi abbiamo il mostro che cerca di afferrarla ma non ci riesce mai, quindi è molto un cercare, e anche quando alla fine la rapisce non ha modo di combinarci niente neanche volendo, perché lo fermano prima. Quindi insomma è proprio questo mostro ha delle pulsioni sessuali che vengono continuamente represse. Va detto comunque che, a differenza di altre creature, in particolare il mostro di Frankenstein, non è che qui il mostro sia rappresentato in maniera comunque positiva, nel senso non gli si può dare un'effettiva colpa morale, perché è un animale, vede una femmina che gli piace, cerca di prenderla, non è che l'hanno istruito a essere un galantuomo, quindi chiaramente questo è il massimo che può fare. Però allo stesso tempo comunque non è che sia molto carino a prendere una donna e portarsela con sé nella sua grotta, come fa alla fine. In più, come ho detto, Kay, che è anche fidanzata appunto con David, che si dimostra un compagno provetto, insomma non fa mai niente contro di lei, insomma si vede che la ama, poverino, c'ha anche ragione lui a incazzarsi col mostro, anche se va detto che questo è uno dei film in cui viene mostrata più compassione verso la creatura. Si vede che appunto era uno degli ultimi, avevano imparato un po' quali erano i punti di forza dei film dei mostri di Universal, quindi già qui iniziavano ad andare un po' oltre, quindi appunto si vede che David e Kay, pur essendo spaventati dalla creatura, allo stesso tempo non la detestano, anche perché sono scienziati, insomma in parte loro capiscono che è un animale, quindi non gliene fanno una colpa eccessiva, o almeno loro sono bravi rispetto invece a Mark, che appunto essendo interessato al denaro è più catturiamolo, prendiamolo, insomma è molto più materialista. Comunque, compassione o meno, non fa differenza, è un mostro, siamo comunque sempre negli anni 30 e 50, l'idea di un mostro completamente positivo che fosse del tutto da tifare per lui non era ancora possibile. La cosa più vicina era stato il mostro di Frankenstein nella moglie di Frankenstein, ma a parte quello comunque il mostro era sempre l'antagonista e alla fine doveva essere distrutto, cosa che prontamente appunto avviene anche qui. Ritornando al discorso del guardare ma non toccare, il mostro qui viene, cioè si presenta quasi sempre prima di tutto con la mano. Vediamo sempre la mano del mostro che sbuca fuori dall'acqua e tocca terra, che entra in un oblò, la vediamo sempre. Tra l'altro la cosa, se ci pensate bene, a livello logico fa quasi ridere, nel senso uno dovrebbe prima tirar fuori la testa per vedere cosa succede, invece no, sembra quasi, non so cos'è, c'ha gli occhi sulla mano e non si vedono, è una cosa un po' strana, ma
sia a livello logico è un po' strano, a livello di messa in scena è sicuramente efficace, perché oltre al fatto che appunto la prima cosa trovata è la mano del mostro, quindi vedere, cioè la mano di un mostro della stessa specie di Gilman appunto, quindi vedere la sua mano che esce fuori ti fa capire, cioè te lo fa identificare subito con quella creatura e ti fa capire che non è una semplice specie estinta, ce n'è almeno uno ancora vivo. E in più la mano è credo la cosa più terrificante del mostro, per il fatto che appunto è artigliata, quindi proprio è un'arma, è anche un'arma tremenda da usare. In più il mostro è anche dotato di una forza sovrumana, quindi non è precisamente uno con cui scherzare. Il che oltretutto mi ha anche fatto riflettere su una cosa: se ci pensate bene, la questione della mano non è una cosa così estranea al mondo dei mostri di Universal. Cioè, pensate solo a Frankenstein. L'immagine più iconica del mostro di Frankenstein è la creatura che cammina così, con le braccia in avanti, nel tentativo appunto di afferrarti. Ma anche Dracula, che per ipnotizzare le sue vittime non usa solo gli occhi, ma anche lì tende la mano. Il tema della mano è effettivamente molto ricorrente nei mostri di Universal, come se le due cose terrificanti di questi personaggi sia la loro vista, ma ancora di più il tocco. Cioè c'è proprio la paura di essere toccati da queste creature. Anche la moglie di Frankenstein, quando ha paura, cioè mostra che ha paura del mostro, cioè lo vede ed è terrorizzata, lì che ha paura, insomma si vede che non lo vuole, ma appena il mostro cerca di toccare, è lì che lei si ritrae lanciando l'urlo drammatico che fa capire al mostro che no, lei non, neanche lei te la vuole dare. E quindi insomma è molto forte, come a dire che appunto ancora più della paura della vista c'è la paura del contatto. Infatti il mostro la guarda che per tantissimo, lei neanche se ne accorge, appena la sfiora un attimo lei si accorge e scappa via terrorizzata. Quindi insomma è anche interessante questa cosa appunto del guardare ma non toccare. E sempre parlando sul discorso degli sguardi, questo è un film che gioca tantissimo sulla visione, sull'essere visti o sul non vedere. Per dire, non è, a volte durante le scene in cui appunto David e Mark braccano il mostro o viceversa, si vedono appunto anche lì le soggettive del mostro che li sta osservando, oppure le loro soggettive che guardano ma non riescono a trovarlo sul fondo marino, che è anche pieno di piante acquatiche in cui si può nascondere. Diciamo che se poi lo squalo di Steven Spielberg avrebbe perfezionato l'idea, l'acqua è spaventosa perché c'è questa distesa enorme, tu non sai dove può essere la creatura, già in questo film si vedevano appunto i primi semi di questa cosa, e questo aiuta appunto la costruzione della suspense di stampo hitchcockiano. Questo è un film che ha un sacco di influenze hitchcockiane, è innegabile, appunto del tu sai che lì sotto c'è il mostro, loro però non lo sanno, tu sai dov'è, loro no, e quindi hai paura, temi per loro perché sai che il mostro li può attaccare. Oddio, temi più per David, Mark proprio te ne frega ben poco, e quando schiatta anche in maniera eroica, però insomma non ci dispiace, a me non dispiaceva particolarmente, un pochino ma neanche troppo. Oltre a Hitchcock è innegabile secondo me anche l'influenza di King Kong, perché pensateci bene, abbiamo qui un trio di protagonisti umani di cui due fidanzati. In King Kong erano Jack Driscoll e Andy Arrow, che stavano insieme, e il regista Carl Denham, che appunto era il finanziatore di tutta la spedizione che poi porta all'isola del Teschio. Qui invece abbiamo il finanziatore Mark e i due innamorati David e Kay, quindi appunto c'è questa riproposizione di personaggi. E in più c'è anche qui la barca, che tra l'altro è ancora più protagonista che in King Kong, perché in King Kong arrivavano sull'isola ma poi era sulla terraferma, qui è tutto sulla barca. E in più abbiamo anche l'idea comunque della società civilizzata che interferisce in un mondo contaminato, scopre qualcosa di raro, che tra l'altro cerca addirittura di mischiarsi appunto avendo rapporti con la bella di turno, e alla fine viene rifiutato e ucciso, distrutto, in maniera anche un po' tragica, perché appunto sia Kong che Gilman, il mostro della Laguna Nera, sono animali e fanno quello che fanno per puro istinto e non hanno colpa, però appunto devono essere distrutti perché pericolosi. Quindi insomma una sorta di King Kong acquatico con influenze hitchcockiane. Se già questo non è un motivo per amarlo, non so veramente quale possa essere. La colonna sonora è molto efficace, sottolinea bene anche i momenti di suspense, sa quando alzare il volume per risultare, per rendere più veloce il ritmo, e quando restare più sottotono per costruire meglio la situazione di suspense. Quindi su quello niente da dire. Sulla regia appunto, come ho detto, molto abile a costruire la suspense, a dosare le apparizioni della creatura che appunto prima compare solo in mano, poi bellissima la sua prima apparizione a figura più intera, è velocissima, lo vedi per pochi secondi e poi scompare, e questa cosa è molto efficace, perché vedere qualcosa per pochi attimi ti spaventa di più perché non hai tempo di assimilarla. Quindi insomma Jack Arnold dimostra di essere veramente uno che ci sa fare, non a caso questo film è considerato un capolavoro, e sì, sono d'accordo, è un cult
nel cinema horror fantascientifico per tutti i motivi che vi ho detto, e adesso non mi viene in mente nient'altro da dire, quindi direi che si può passare appunto a parlare del secondo film della trilogia. Questo secondo capitolo uscì l'anno successivo rispetto al Mostro della Laguna Nera, quindi nel 1955. Sempre diretto da Jack Arnold, si intitola La Vendetta del Mostro, in originale Revenge of the Creature, quindi appunto coerentemente con il titolo precedente tradotto in La Vendetta del Mostro. La trama vede inizialmente una seconda spedizione organizzata sempre nel fiume in cui dimora la creatura, ma stavolta non per trovare i resti di membri della sua stessa specie, ma per catturare la creatura stessa. Infatti nel film precedente noi lo vedevamo affondare e sembrava essere morto, però i protagonisti non erano sicurissimi, quindi a quanto si capisce all'inizio del film loro sono tornati a casa, hanno riferito quello che è successo e quindi è stata organizzata questa seconda spedizione per cercare la creatura e nel caso appunto si scoprisse essere ancora viva catturarla e portarla in un centro specializzato per poterla studiare. Effettivamente il mostro si è salvato, la spedizione appunto riesce nell'intento di catturarlo e viene quindi messo in questo acquario e comincia ad essere studiato. I due principali autori degli studi sono quella che poi è la nuova coppietta felice di questo film, ovvero Clint Ferguson, che è uno studioso del comportamento, diciamo che misura i gradi di intelligenza dei vari animali rispetto all'intelligenza umana, e Ellen Dobson, un'ittiologa. I due durante gli studi, o guarda un po' che strano, nessuno se lo sarebbe aspettato, si innamorano, solo che a un certo punto il mostro si libera, comincia ad andare un po' in giro per i fatti suoi, rapisce Ellen esattamente nello stesso modo in cui aveva rapito Kai nel film precedente, finché di nuovo non gli sparano e apparentemente muore di nuovo. E già sentendo la trama devo effettivamente rettificare una cosa che ho sempre detto anche nella parte precedente del video, appunto su Shape of Water di Guillermo del Toro, perché a quanto pare non è un remake apocrifo del Mostro della Laguna Nera ma di questo secondo film, perché in questo film effettivamente vediamo la creatura essere portata in un centro per essere studiato, come appunto succede nel film di Del Toro. Il film tra l'altro era stato girato in 3D esattamente come il predecessore, ma a quanto letto c'era stata una certa noncuranza degli operatori e quindi non avevano sincronizzato bene suono e video, e quindi il film era stato proiettato con il formato 3D in pochissimi cinema. Se, come ho detto prima, per le riprese subacquee il mostro era sempre Rico Browning, diciamo che anche se i due non sono mai stati molto associati, forse è lui l'attore simbolo del mostro, anche se era più un sub da quel che ho capito. Mentre invece per fare il mostro quando è sulla terraferma c'era l'attore Tom Hennessy. Come il film che appunto è stato fatto dopo, anche questo è caduto abbastanza nel dimenticatoio, mentre il Mostro della Laguna Nera è un cult che almeno di nome conoscono più o meno tutti, La Vendetta del Mostro quasi nessuno sa che esiste, io stesso diciamo che lo so quasi perché semplicemente sono uno che si va un minimo a informare, altrimenti come cacchio l'avrei mai saputo. Da un lato è comprensibile perché comunque si era perso il senso di novità, ormai il mostro l'avevamo già visto, infatti qui viene introdotto quasi subito, non c'è tutta la costruzione della suspense che c'era nel primo film con la mano e tutto, c'è un'apparizione fugace e poi lo si vede tranquillamente per buona parte del film. E la seconda cosa, c'è meno esotismo nell'ambientazione, perché la prima parte appunto è sempre lì nel fiume in cui si svolgono gli avvenimenti, poi però è tutto in un acquario, quindi insomma non c'è più neanche la bellezza del film all'aria aperta, e quindi queste cose effettivamente fanno calare un po' l'interesse, o meglio lo rendono meno memorabile rispetto al primo film. Detto questo, però, secondo me non si merita neanche tutto questo essere dimenticato, perché sì, appunto, è un po' inferiore al primo, ma secondo me è comunque un film molto interessante. Sotto molti aspetti il concetto, cioè la logica che sta dietro a questo film è molto simile a quella che abbiamo visto dietro La Moglie di Frankenstein, anche se vabbè, eravamo proprio a dei livelli stratosferici. In che senso? Nel senso che la moglie di Frankenstein cercava di far venire allo scoperto tutte quelle cose che nel primo film venivano lasciate nel sottotesto. Quindi se nel primo film tu ti favi per il mostro a livello quasi inconscio, nel secondo il tifo per la creatura era molto più esasperato, molto più esplicito. Lo stesso succede anche qui effettivamente il mostro suscita molta più compassione rispetto al primo film. Tra l'altro avevo detto, non so se Gilman l'hanno mai chiamato in questo modo, sì, qui lo classificano effettivamente come Gilman, il nome viene da questo secondo capitolo, Gilman sarebbe uomo branchia, anche se nel doppiaggio italiano dicono sempre uomo pesce.
Ma a parte questo, dicevo, adesso si riesce più a ipotizzare con il mostro perché se nel primo film era comunque una minaccia, anche perché giocava in casa, la laguna era casa sua e quindi ci si muoveva liberamente, si mimetizzava nei fondali, insomma, era veramente una minaccia per le persone impreparate, qui la prima spedizione va lì già pensando che possa esistere, sono un po' scettici, però comunque sono preparati all'idea. E in più poi appunto viene preso, catturato e messo in un acquario, quindi passa dall'essere il carnefice alla vittima. Anche questo potrebbe essere uno dei motivi per cui il film ha riscosso meno successo, perché effettivamente vederlo come vittima può diminuirne un po' il carisma, cioè non sei più terrorizzato dalla creatura come lo eri appunto nel primo film, però allo stesso tempo permette un'empatia maggiore con la creatura, perché appunto qui adesso è lui la vittima, lui strappato dalla sua casa, rinchiuso in gabbia, studiato, sommerso dai flash dei fotografi. Avevo tra l'altro detto qualche parallelismo con King Kong nel primo film, qui praticamente c'è il parallelismo che era mancato nel film precedente, perché qui appunto c'è la parte in cui il mostro viene portato in città, poi a un certo punto si libera tutto incazzato e se ne va in giro a far casino. Qui devo dire, i due protagonisti, in particolare lui, non mi sono stati particolarmente simpatici, perché comunque li vedevi lì, no, che flirtavano, contenti, tutti carini, mentre c'era quel povero Cristo lì dentro nell'acquario che se ne stava bello tranquillo nel suo fiume, non faceva male a nessuno, a meno che non gli vadessero in territorio, ma quello lo fa qualunque animale. Qui invece appunto lui è imprigionato, c'è questa scena tra l'altro molto carina in cui loro sono davanti alla vasca, si guardano teneramente, dal vetro sbuca fuori il mostro, e questo oltre a essere una bella immagine di triangolo amoroso con i due amanti e il terzo incomodo che letteralmente sta in mezzo a loro, ti fa anche vedere loro fuori felici e contenti e il mostro dentro rinchiuso come un povero pirla. Veramente una cosa che a me ha stretto il cuore. E in più c'è anche da considerare che non è che lo trattano proprio benissimo mentre lo studiano, non lo odiano effettivamente, non lo fanno con cattiveria, ma c'è questa scena in cui appunto devono insegnargli cosa vuol dire la parola fermo, e quindi per insegnarglielo gli mettono lì una scatola così che lui possa andare a prendere, e quando lei dice fermo lui lo colpisce con un'asta elettrica, e quindi lui impara ad associare il dolore dell'elettricità al fermo. Cioè, tra l'altro è incredibile, la prima cosa che gli insegnano è a stare fermo, cioè si vede che lo considerano comunque una minaccia, non a torto, però sai, non provano neanche a farselo amico, per dire, di solito quando si fanno esperimenti di questo tipo si intende tipo, non lo so, dai a un cane del cibo, fai suonare una campanella quando metti il cibo, e a un certo punto quando se suoni la campanella e non metti più il cibo, il cane comunque arriva perché si aspetta il cibo, quindi è uno stimolo positivo. Qui no, partiamo subito con un po' di elettroshock, stimolazione negativa, quindi insomma, per tutti questi motivi non riuscivo a stare molto dalla parte dei due umani protagonisti, giusto con Ellen un po' alla fine, perché quando il mostro la rapisce effettivamente... Mi spiace caro Gilman, mi stai tanto simpatico e tutto, so che non è colpa tua perché appunto sei un animale, però mio caro, quando una dice no, è no indipendentemente da tutto, quindi lì la capivo un po' di più, ma per il resto sinceramente gli umani mi stavano abbastanza sui maroni. Tanto c'è anche una scena molto carina in cui il mostro è appena scappato, stanno tutti scappando fuori dall'acquario per sfuggirgli e c'è questa bambina che inciampa e cade, il mostro le va lì davanti ma poi la ignora e passa oltre, perché appunto non è un essere malvagio, semplicemente è un animale e comunque vedendo questo esterino qui in difesa urlante non ha alcun motivo di farle del male. Tra l'altro qui viene anche vista molto di più la sua forza, perché capovolge un'automobile a mani nude, quindi minchia, veramente una forza sovrumana. Vi è poi una critica allo strapotere scientifico, oltre al fatto appunto che rinchiudono un povero Cristo in una piscina e poi cominciano a studiarlo anche tramite elettroshock mentre loro fuori se la spassano. C'è anche la questione che all'inizio ci sono tutti due scienziati che spiegano in maniera scientifica appunto perché il mostro esiste, poi c'è il capitano della nave che è un tipo un po' rozzo, che però dice secondo me è un demone che ha una ferrea volontà di vivere, e magari non è proprio un demone, però paradossalmente nella sua ingenuità ci ha azzeccato di più, perché appunto lui alla fine si libera, non può restare chiuso in gabbia, appunto una critica al pensare di poter controllare tutto. No, ci sono cose che non puoi controllare, in questo senso è veramente il mostro Universal più simile a Frankenstein, oltre appunto al fatto che il primo e il secondo film hanno un parallelismo simile a quello al primo Frankenstein e alla moglie di Frankenstein, anche appunto al fatto che sono i due film che criticano di più lo strapotere della scienza.
C'è anche una cosa del genere nel mondo nell'uomo invisibile, lo vedremo nei prossimi capitoli, ma in Gilman e Frankenstein si sente molto di più. C'è ancora la questione del sottotesto erotico, anche se qui in maniera leggermente più melodrammatica a mio avviso, perché se nel primo film il mostro osservava soltanto la protagonista femminile nuotare da sott'acqua, e appunto ci sono ancora alcuni momenti di voyeurismo, qui il mostro osserva i due amanti che nuotano felici nell'acqua, e quindi già lì comunque è quasi triste, cioè loro comunque sono lì insieme e lui è l'ultimo della sua specie e non ha nessuno, quindi insomma ti fa proprio pena. E questo qui in realtà porta anche a uno dei difetti del film, che sono alcune ingenuità che ci sono ogni tanto, nel senso, va bene tutto, ma il mostro sta loro vicino molto spesso, non si accorgono davvero che ce l'hanno lì sotto, cioè anche solo sentire che c'è un'altra presenza oltre a voi due mi sembra un pochino ingenuo. E poi quando il mostro scappa si vedono i giornali, Gilman avvistato di qua e di là, la gente nel panico, il mostro potrebbe essere ovunque, e si vedono loro due che si fanno i cavoli loro in gita romantica. Ok, non dovreste essere un minimo preoccupati? Cioè, bastava risolverla così, fare che loro stanno facendo sto servizio, un servizio alla TV in cui dicono: tranquilli ragazzi, è pericoloso solo se minacciato, è un animale, vuole tornarsene a casa, quando lo incontrate lasciatelo passare e non vi causerà nessun problema. Questo poi avrebbe giustificato perché questi sono così calmi, non hanno effettivamente tantissima paura del mostro. Invece prima ti mostra una scena di panico e poi loro che si fanno i cazzi loro senza problemi. Tra l'altro nessuno li ha ripresi questa cosa, cioè il mostro lo dovevano studiare loro, nessuno gli ha detto: ah, perché non avete previsto che avrebbe spaccato la catena che lo teneva imprigionato. Insomma, io un cazziatoncino gliel'avrei fatto. Comunque, in definitiva, La vendetta del mostro è un film che non mi è dispiaciuto affatto, l'ho trovato molto carino e interessante, pur con qualche difettuccio, ma era anche l'epoca, poi comunque insomma ci sono delle parti interessanti, quindi non ve lo sconsiglio assolutamente. Anzi, io l'ho visto per vie, diciamo, traverse, sto effettivamente pensando di prendere il DVD, di aggiungerlo alla sezione dedicata appunto ai mostri di universo e alle loro interpretazioni, perché in effetti l'ho trovato molto carino. Chiudo, prima di passare al terzo capitolo, con una curiosità che ho appena scoperto. Cacchio, ce l'avevo lì davanti agli occhi ma non ci ho neanche fatto caso, guardate che scemo. Il personaggio del... aiuto, ho già dimenticato il nome, di Clint Ferguson, viene introdotto perché nel suo laboratorio si vede un po' gli studi che fa appunto sull'intelligenza, e parla con un suo collega, e questo suo collega barra assistente gli dice: professore, sa che secondo lei non ci sono inimicizie naturali in un habitat in cui si viene adeguatamente nutriti? Risponde sì, e questo qui gli fa: bene, in questa gabbia stamattina c'erano un gatto e quattro topi, ora ci sono solo tre topi. Quindi appunto l'esperimento era mettere gli animali che teoricamente sono nemici insieme, far vedere che se li nutri bene non si fanno nulla di male, però appunto manca un topo. E Ferguson dice: ma scusi, lei è sicuro di averli nutriti bene? Lui: sì, certo, non ho tralasciato nessuno. Si infila le mani in tasca e scopre che il topo c'era lì in tasca. Ebbene, non ci avevo fatto caso, ma rivedendo effettivamente la scena, sì, in effetti è lui, lo scienziato col topo, è niente meno che, in una delle sue primissime apparizioni cinematografiche, Clint Eastwood. Sì, Clint Eastwood in un film sui mostri dell'universo, in un seguito, nel piccolissimo ruolo quasi cameo di uno scienziato. La mia vita ha tutto un nuovo significato. Con questa curiosità chiudo il discorso sul secondo capitolo, ora si passa al terzo e conclusivo capitolo della trilogia. Terzo capitolo, che uscì l'anno successivo al secondo, nel 1956, quindi Il mostro della Laguna Nera, una trilogia i cui capitoli sono usciti a un anno di distanza l'uno dall'altro. Questo terzo film si intitola Il terrore sul mondo, in originale The Creature Walks Among Us, che sarebbe Il mostro cammina tra di noi. Stavolta ci siamo un po' discostati parecchio dal titolo originale. Unico capitolo della trilogia a non essere girato in 3D, visti anche gli impedimenti tecnici appunto che c'erano stati col secondo, e in cui stavolta il ruolo del mostro sulla terraferma, ripeto, sott'acqua è sempre Rick Browning, sulla terraferma invece era, un attimo che leggo il nome, Don Megowan, o Megowan, non so dove vada l'accento. La trama vede una terza spedizione mandata a cercare la creatura dopo appunto la sua fuga dal film precedente, quindi anche si preoccupano di dire sarà vivo, sarà morto, lo danno proprio per scontato tranquillamente, e appunto lo catturano di nuovo, ma stavolta le cose vanno in maniera leggermente diversa, perché durante la colluttazione il mostro viene ferito gravemente, gli tirano addosso tipo delle sostanze infiammabili, quindi il poveraccio prende fuoco,
e per salvarlo sostanzialmente, oltre al fatto che lo strato superiore di pelle gli casca del tutto e c'è la pelle sotto che è un po' più simile a quella umana, in più le branchie si sono bruciate e l'unico modo per cui non muoia è quello di sottoporlo a una particolare operazione per cui lui possa respirare sulla terraferma ma non possa più respirare sott'acqua. Lo chiudono poi in una struttura per studiarlo e cercare quasi di renderlo più civilizzato, di convertirlo, diciamo, di renderlo un po' più gentile. Per una serie di vicissitudini però si libera e l'ultima scena lo vede davanti alla costa pronto a tornare a casa sott'acqua, solo che come ci è stato mostrato lui adesso sott'acqua non ci può più respirare, quindi probabilmente nel momento esatto in cui caccerà la testa sott'acqua morirà annegato. Come ho detto prima, né questo terzo film né il suo predecessore sono molto ricordati rispetto al primo, che invece è un classico. Se con la vendetta del mostro un po' mi dispiaceva, qui riesco a capire abbastanza il motivo, perché è un film che ha effettivamente degli spunti interessanti ma non è all'altezza dei due precedenti. Come ho detto, come ho anticipato, non c'è più alla regia Jack Arnold, ora il regista è tale John Sherwood, che però è stato un collaboratore di Arnold, da quel che ho capito. Però comunque, appunto, non so chi sia, ma non ha la forza di Jack Arnold nella messa in scena, e quindi il film risulta piuttosto sottotono. Innanzitutto, secondo me, è stata fatta una scelta un po' sbagliata, perché nella Vendetta del Mostro la cattura della, appunto, del Gilman copriva 10 minuti. Un quarto d'ora sul minotaggio, qui tipo mezz'ora prima che lo prendano, mamma mia, due coglioni così. Ok che effettivamente, come ho detto, nel secondo si sentiva un po' la mancanza dell'ambiente selvaggio, esotico, ma ritornarci non è una grande idea, anche perché la dinamica di questi qui che devono cacciare il mostro l'abbiamo già vista, basta. Infatti io nella prima metà mi stavo abbastanza annoiando, devo dire che pensavo sì, quando cacchio l'ho catturata, andiamo avanti con sta trama, per l'amor del cielo. Cioè uno può dire, beh, magari per presentarti personaggi, sì, diciamo che dei personaggi umani veramente qui me ne frega una mazza. Cioè, se comunque con la coppia del film precedente, cioè almeno ti davano delle sensazioni, no, ti stavano sulle balle perché loro erano lì tutti contenti mentre il mostro era rinchiuso in gabbia, qui neanche quello. Allora, qui la coppia è formata dal dottor William Barton e da sua moglie Marcia Barton, e sostanzialmente loro portano in maniera esplicita una critica che era rimasta un po' velata nella Vendetta del Mostro, perché nel personaggio femminile della Vendetta del Mostro diceva io sono una donna e quindi sono costretta a scegliere tra la famiglia e la carriera, voi uomini questa cosa non ce l'avete. Insomma, si lasciava intendere che c'era un problema del ruolo della donna in una società molto maschiocentrica. Qui te lo fanno vedere di più, in quanto Marcia è questa, cioè racconta di aver sposato il marito quando era ancora una studentessa e che da allora è un po' imprigionata nel suo matrimonio perché il marito non le fa mai fare niente, lei è una persona anche intraprendente ma è lì bloccata, infatti sembra cedere alle avance di un altro personaggio perché appunto il suo matrimonio non funziona. Però onestamente vedendomi viene da pensare, ma che me frega, cioè non c'ha quella forza che poteva avere appunto vedere i due piccioncini del film precedente fare appunto i piccioncini mentre il mostro soffriva in gabbia. Anche tutta la questione erotica, amorosa, viene meno. C'è sempre la scena in cui osserva la tizia nuotare, però anche qui lei sta nuotando e si è immersa insieme ad altre due persone, quindi già lì viene meno. Non è che ha atteggiamenti romantici come nel film precedente, quindi eri triste per il mostro perché anche lui voleva la sua parte di amore ma non poteva ottenerla. Qui semplicemente le sta guardando nuotare. Bene, bene, non c'è erotismo nei movimenti di lei, quindi insomma, manca proprio il succo. In più, lasciatemelo dire, alla terza volta che vediamo sta cosa inizia a diventare un po' ripetitivo, mi sta venendo a dire sì, vabbè, ciccio, abbiamo capito, non te la dà nessuna, mi dispiace per te, trovati un altro hobby, per l'amor del cielo. A lungo andare, purtroppo, bisogna dirlo, stanca, e siamo solo al terzo capitolo, neanche fossimo al decimo. Le cose migliorano un po' di più dopo la cattura di Gilman, perché lo vediamo sottoposto agli esperimenti, c'è questa scena bella in cui c'è lui completamente coperto dalle bende e appunto ti chiedi ma cosa gli sarà successo. Cioè, immaginatevi di risvegliare, cioè ci sono questi qui che ti vogliono catturare, ti danno fuoco, tu svieni e ti riprendi con la pelle che ti è completamente caduta e ora hai un aspetto diverso e in più appunto sei lì tu, cioè non sei nel tuo ambiente naturale. Deve essere veramente una cosa tremenda, proprio roba da tenere stretto il cuore. E mi è piaciuta molto la scena in cui
tolgono le bende e rivelano il nuovo aspetto del mostro, che è questo qui. Qualcuno di voi starà pensando, sì vabbè, ma che aspetto di merda. Concordo, e va benissimo così. È un po', perché ha visto i miei video sui Transformers, nel quarto c'erano quei Transformers alternativi che avevano una trasformazione diversa da quella classica e più brutta, e molti avevano detto che era brutta, appunto che il film era brutto anche per questo. A me il film non è piaciuto, ma quella non era una critica che ci stava, perché quei Transformers lì con la trasformazione diversa erano Transformers, tra virgolette, tarocchi. Ci stava che fossero fatti peggio di quelli verdi, ma appunto per capire che erano copie fatte male. Qui è uguale, è brutto come è stato trasformato, ma deve proprio suscitarci ribrezzo il modo in cui è stato ridotto da degli scienziati che sembrano anche comprendere, alcuni a parte Barton che è uno stronzo, ma gli altri comunque sembrano dire ma no dai, studiamolo, dobbiamo aiutarlo a salvarlo. Ma cosa lo aiutate a fare? Gli avete dato fuoco, lo avete sconvolto completamente, ma andate a cagare, meritate tutti di morire. Quindi il nuovo aspetto del mostro, brutto ma funzionale. Poi adoro la scena in cui lo mettono appunto in questo recinto elettrificato e c'è lui che osserva malinconico verso l'orizzonte perché sente il rumore del mare, che è il suo ambiente naturale. E da un lato sei triste perché lo vedi lì con l'espressione quanto vorrei tornare a casa, e sei triste perché non può tornare a casa, e allo stesso tempo sai che se lo lasciassero andare schiatterebbe. Quindi proprio è una situazione di sofferenza, e sono le parti migliori del film. Poi però il film si deve concentrare sul fatto che Marshall è scontento del matrimonio, appunto c'è un altro che le fa il filo, Barton è un bastardo avido di denaro, a un certo punto ammazza uno dei suoi colleghi, il mostro si arrabbia, si libera, uccide Barton, quindi diciamo che fa giustizia, e alla fine appunto se ne va, si ritorna ad avere un po' di pathos quando se ne va in acqua, appunto purtroppo per morire. Però cioè, c'è il potenziale dietro questo film, ma non emerge del tutto, purtroppo. Un vero peccato, perché ripeto, l'idea del trasformare il mostro, vederlo ridotto male, in più alla fine che muore realizzando il suo desiderio di tornare a casa, è veramente un colpo al cuore. Poi se il finale della vendetta del mostro mi aveva fatto ridere, perché vedevi il mostro che affondava con, non ho capito se era un'inquadratura simile a quella del primo film o se è la stessa tagliata e poi montata dietro, non ho ricontrollato bene, ma poco ci manca che sia quello. Questo, che è il film in cui il mostro muore per davvero, è anche l'unico in cui noi non lo vediamo morire. Vediamo lui che esce dall'inquadratura per andare verso l'acqua, e poi schermo nero, e noi non sappiamo, non vediamo effettivamente cosa gli succede, ma lo possiamo intuire, per certi versi è anche peggio. Noi sappiamo che come va, come andrà, gli andrà male, perché ripeto, o non riuscirà a entrare in acqua perché glielo impediranno, o ci riuscirà e morirà. Volendo fare sempre il confronto con Frankenstein, e in particolare con il terzo capitolo, il figlio di Frankenstein, che io avevo appena accennato quando avevo parlato appunto del Frankenstein Universal, a me il figlio di Frankenstein non era piaciuto per niente, e aveva anche molto, secondo me, svilito la figura del mostro, che gli era ridotto a semplice burattino del cattivone di turno. Qui in realtà la figura del mostro è trattata molto bene, secondo me, proprio è un percorso coerente con quello visto finora e che ne completa la figura tragica, ma ripeto, manca quella forza espressiva necessaria a rendere il tutto veramente memorabile. Quindi abbiamo in definitiva una trilogia in cui il primo film è molto bello, il secondo è un po' inferiore ma comunque si difende molto bene, il terzo purtroppo ha le potenzialità ma non ci riesce, neanche non si impegna. E quindi questo quinto appuntamento con la Monsters Legacy si conclude qui. Video un bel po' più corposo rispetto al solito, ma appunto ho voluto fare un'eccezione in nome di un mostro, di un personaggio che purtroppo non è mai stato sfruttato, un vero peccato, è un mostro molto interessante, si è anche visto appunto dai seguiti, no, non c'è alcun dubbio, però purtroppo vabbè, il cinema non la pensa così. È ironico come stranamente quelli sott'acqua sono sempre più sfigati, cioè da Aquaman della DC che è sempre stato perculato, anche The Big Bang Theory, vediamo un po' se il film che sta per uscire lo risolleverà, tra Namor, che è uno dei pochi supereroi Marvel che non è mai apparso al cinema, forse dovrebbe apparire, però comunque apparirà in ritardissimo, e adesso sto povero Gilman che è stato sfruttato una volta sola e poi basta, se non contiamo appunto il remake trasversale di Guillermo del Toro. Vabbè, spero di avergli reso giustizia un minimo con questo video. Io vi saluto, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi, condividete, ci vediamo a un prossimo video e ci vediamo sempre a un prossimo appuntamento di questa rubrica, una rubrica di dei e di mostri.